Attimi di terrore a piazza Tiananmen a Pechino per un'automobile con tre persone a bordo che ha sfondato le barriere di sicurezza e si è schiantata prendendo fuoco sotto le mura della città proibita. Il guidatore ed i due passeggeri della vettura sono morti sul colpo, mentre due turisti, una donna filippina ed un cinese, sono deceduti in ospedale. 38 persone sono rimaste ferite. Una portavoce del Ministero degli Esteri ha affermato che il governo cinese non ha informazioni dettagliate sull'avvenimento. Di conseguenza ha aggiunto, al momento non è in grado di dire se si sia trattato di un attentato o di un incidente. Immediatamente dopo l'accaduto, le ingenti forze di sicurezza che si trovano solitamente sul luogo hanno disposto l'evacuazione della piazza, meta ogni giorno di centinaia di migliaia di turisti.